Devo ringraziare tutti voi, sono stati 2 mesi e mezzo circa esaltanti, abbiamo percepito effettivamente quest'onda che cresceva di giorno in giorno, di settimana in settimana. All'inizio eravamo un po' titubanti, siamo un po' lanciati in questa avventura senza paracadute. Ci siamo veramente messi in gioco tutti quanti, abbiamo completato la coalizione, come sapete, nel corso delle settimane. Io però volevo dire una cosa personale. Io, come sapete, ho fatto tante cose nella mia vita. Ho fatto sport ad alto livello, faccio l'avvocato, ho fatto un'attività sindacale importante nell'ambito sportivo. Ho come la sensazione che tutto quello che è stato fatto sinora, tutto quello che ho fatto sinora, fosse quasi ad incastro, quasi un percorso che mi doveva portare a questo punto. Io credo che sono una persona molto razionale, come quelli che mi conoscono meglio sanno. Sono una persona razionale, credo poco nel destino, perché credo che poi ognuno è artefice, come si dice, del proprio destino. Però ho come la sensazione che invece oggi si sia materializzato una sorta di destino. Non so come dire, è come se tutto quello che è stato fatto finora si fosse un gioco di incastri per arrivare poi a questo punto qua, per arrivare ad essere sindaco di questa città. Credo che tutto alla fine volgeva verso questo obiettivo, che è il traguardo della mia vita. Quindi concludo, come ho sempre detto anche durante gli incontri che ho fatto in campagna elettorale, io non vi prometto nulla. Non vi prometto nulla. Una sola cosa vi prometto, una sola, che quello che faremo io e i miei collaboratori lo faremo al massimo delle nostre possibilità, e non sono poche le nostre possibilità. Bravo! Faremo al massimo delle nostre possibilità, perché questo è l'unico modo che noi intendiamo nella nostra attività in generale. Noi soltanto così sappiamo fare le cose, al massimo delle nostre possibilità. Vi assicuro, non è poco. So che, e lo percepisco dagli sguardi di ognuno di voi, che ci sono grandi aspettative. Questo l'abbiamo capito da subito, ci sono enormi aspettative, perché la città è in declino. E quindi è il nostro compito portarla fuori da questo declino, cambiare la rotta, invertire la tendenza. È un impegno che fa tremare i polsi, lo so, ma noi ho l'idea che riusciremo in questo obiettivo. Se voi guardate le persone che sono qui intorno a me, potete avere questa percezione anche voi. Quindi adesso io vi ringrazio. Ringrazio tutti, ognuno, mi abbraccerei ognuno di voi, già l'ho fatto, è stata un'esperienza bellissima, ci metteremo al lavoro da subito per fare quello che ho capito voi vi aspettate che noi facciamo. Grazie.